nasce in vigna ed è in vigna con tutte quelle che sono le operazioni culturali che vanno dalla potatura, che è molto corta per una grande riserva, leggermente più lungo per un medio corpo, con quelle che sono invece tutte le operazioni di potatura verde e quella che è anche, se necessaria, ma solo se necessaria, la vendemmia verde, che possiamo poi ottenere uve concentrate, fortemente concentrate, che possono dare poi un grande vino. Quindi la qualità del prodotto finito viene già, è già ben chiara al momento della potatura invernale. E molto importante è anche come viene coltivato il vigneto, nel massimo rispetto dell'ambiente. Quella che noi chiamiamo una viticoltura ecosostenibile a Torgiano, o la, diciamo, il cambiamento biologico che stiamo portando avanti a Montefalco ormai da 3 anni. A Merano quest'anno presentiamo il Torredigiano Vignelpino, la versione riserva del nostro Torredigiano nell'annata 2010. Presentiamo il Rubesco, il rosso di Torgiano DOC 2010, e il Rubesco riserva Vigna Monticchio, un Torgiano rosso riserva di OCG 2007. Presentiamo nell'ambito della verticale altre annate di Rubesco riserva Vigna Monticchio, che sono il 2006, il 2005 e il 97. Beh, chi viene a Torgiano innanzitutto viene, scopre un piccolo mondo che ruota attorno al vino, viene a visitare, non può venire a visitare la nostra azienda, i nostri vigneti, dove può anche fare, volendo, un'esperienza in vigna o nell'oliveto, poi viene a visitare la cantina, viene a visitare il museo del vino, il museo dell'oliva e dell'olio. Il vino fa parte integrante della nostra storia, della nostra cultura, della nostra tradizione, ed è per questo che i miei genitori nel 1974 vollero dare uno strumento di sostegno all'economia vitivinicola dell'Umbria con il Museo del Vino. Oggi il Museo del Vino è considerato il migliore d'Italia e uno dei più importanti a livello internazionale, non ultimo dal New York Times. E viene ripercorsa la storia del vino e di tutti i suoi legami con le civiltà mediterranee dalle origini ad oggi, attraverso collezioni archeologiche, attraverso collezioni di ceramiche dal Medioevo ad oggi, di ferri da cialde, di editori antiquaria, di incisioni, di ex libris.